No, per la verità io ci ho scritto un libro sulla possibilità di tenere insieme, come è doveroso per chi vuole governare l'Italia, la povera gente, la solidarietà, ma anche il sostegno ai settori dinamici dell'economia, all'imprenditoria dinamica, ai ceti medi. Questo bisogna fare se vogliamo liberarci di avventurieri che abbiamo nel governo del paese oggi, a cominciare da quelli che derubano il sud di miliardi di euro dei fondi sviluppo e coesione. Chi blocca 6 miliardi di euro mettendo in ginocchio tutto il mondo delle imprese, il mondo della cultura, il mondo dello spettacolo, i territori difficili come i Campi Flegrei, compie un atto di delinquenza politica, doppia delinquenza, perché fra l'altro blocca risorse che sono del sud, destinate al sud, arrogandosi un diritto di intervento nel merito dei programmi che non gli è attribuito da nessuna legge dello Stato. Il programma per il sud o per la Campania lo decide il sud o lo decide la Campania, non qualche ministro che cerca di fare ricatti. Questa è tutta la storia, fanno finta le coerenze, la capacità di spesa, stanno mettendo in circolazione cifre false, lo abbiamo dovuto denunciare. L'ho sfidato 10 volte a un confronto pubblico, anche sui dati che va continuando a ripetere, che sono dati falsi. Ma la cosa più clamorosa ovviamente è che blocca miliardi di euro con i quali in questo momento noi abbiamo bloccato tutte le iniziative culturali del nostro territorio e rischiamo di mandare in dissesto 200 comuni che non hanno completato gli interventi FESR del precedente programma. Questa è la situazione, dunque dobbiamo combattere. Abbiamo indetto questa manifestazione a Roma con i sindaci il 16 mattina, venerdì mattina. Invitiamo tutti a mobilitarsi perché qui è in discussione in primo luogo la dignità del Sud. Bisogna farla finita con questo racconto che abbiamo le virtù al Nord e i miserabili al Sud. Noi siamo pronti a sfidare tutti sul piano dell'efficienza amministrativa e della correttezza di gestione dei bilanci, tanto per essere chiari. Ma ogni volta che li sfido a un confronto pubblico se ne scappano, cominciare da finto. Il Fondo di Sviluppo Coesione, il ministro San Giuliano ha detto che servono progetti concreti. È un analfabeta di ritorno.